siamo in un luogo magico, siamo a Palazzo Taffini d'Acciaio a Savigliano e qui c'è un museo tutto da vedere, ma soprattutto tutto da annusare. Infatti è il Museo dei Profumi, il Muses. Vedete, ad esempio, questa è una sezione molto particolare dedicata a Giovanni Maria Farina, colui che ha ideato l'acqua di Colonia. Tante essenze, tanti profumi, dicevamo, da provare e da scoprire. E poi nel giardino andiamo in un altro luogo magico, una visionaria storia sensoriale. Siamo con un viaggio fotografico che ci porta con Alice nel Paese delle Meraviglie, in un onirico paese delle essenze. Questa è a tutti gli effetti una sfida. A me piacciono molto le sfide. Come amministratore delegato di una società che organizza da anni eventi, abbiamo deciso di prenderci questa grande sfida di far vivere questo luogo magico che si chiama Muses, che è il museo, è un museo all'aperto, diciamo, è un'accademia delle essenze, ma dentro di sé racchiude tanti contenuti e tante meraviglie. Il problema è raccontarlo alle persone, perché Savigliano è un posto magnifico, ma per i pochi che lo conoscono, e quindi i pochi del territorio. I torinesi soprattutto non sanno neanche quasi dove sia Savigliano e che cosa sia questo posto magico. Quindi in questo luogo abbiamo deciso di investire nel raccontare le erbe officinali, ma a nostro modo, quindi creando un laboratorio dove puoi provare gli oli essenziali e creare il tuo profumo, un concept store dove si vendono i prodotti del luogo e si vendono anche i profumi, ma estendendo anche a tutto quello che è un museo non di cose morte ma di cose vive. E quindi oltre al museo abbiamo creato delle mostre. In questo periodo ci sarà una mostra sull'alchimia che durerà da adesso fino a gennaio. L'alchimia raccontata in modo spagirico, cioè l'alchimia legata ovviamente alla trasformazione delle sostanze vegetali, perché ovviamente ci troviamo nel mondo vegetale. In più, per attirare i torinesi, cosa abbiamo deciso di fare? Beh, coinvolgere le dame, gli imprenditori e i personaggi di Torino all'interno del Muses, e quindi li abbiamo messi assieme fotografandoli all'interno di questa magnifica cornice. Il progetto nasce per dare una lettura diversa a questo ambiente, a questo palazzo magnifico del 600 che ospita il Museo del Profumo. Volevamo dare una lettura più moderna, più dinamica, ma soprattutto una lettura onirica, perché secondo me il profumo modifica anche il nostro modo di percepire le cose. A volte un profumo ti dà dei ricordi e ti fa fare dei viaggi onirici, come la nostra Alice, che è rapita dalle essenze del Muses, dai profumi che ha sentito qua dentro, inizia un viaggio onirico attraverso tutte le stanze di questo palazzo, incontrando personaggi stravaganti, quelli che poi incontra Alice nel Paese delle Meraviglie nel suo viaggio. Anche noi abbiamo il nostro stregatto, e abbiamo Pinco Panco e Panco Pinco, che sono stati interpretati da Piero Chiambretti e Charlie Ferrari, e che nella stanza delle antiche profumerie giocano con le essenze, con gli alambicchi, con i mortai antichi. E poi abbiamo chiaramente Alice e il Brucaliffo, che consiglia Alice e la porta a scoprire le campane profumate, la nostra stanza delle campane e tutti gli aromi piemontesi. Letizia Toscano è l'autrice delle fotografie, colei che ha scattato queste meravigliose installazioni che troviamo in questo giardino. Siamo vicino al cappellaio matto, è così, cioè racconti il tuo cappellaio matto. Assolutamente, facendo un sopralluogo quando mi hanno commissionato questo lavoro ho voluto vedere un po' con i miei occhi di cosa si trattasse, visto che è un posto legato appunto alle essenze e ai profumi.
ho pensato, mi ha fatto subito venire in mente la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Chi tra di noi non l'ha vista questa storia, insomma, almeno una volta nella vita? E quindi ho pensato, con questi otto personaggi, aiutata da questi otto personaggi che hanno interpretato a loro modo e a mio modo Alice nel Paese delle Essenze. E quindi qua siamo vicini appunto a una delle mie preferite, che è il cappellaio matto, appunto. In ogni foto sì, c'è il personaggio, ma c'è anche il contorno, che è dato appunto dalle varie stanze di questo bellissimo museo. Alessandro De Cilis, presidente del CORE, con tanti ospiti arrivati qua a Savigliano per questo evento. Si comunica in tanti modi, anche attraverso la vista, queste foto, e l'olfatto. Allora, innanzitutto, una sua impressione. Beh, il territorio piemontese è da valorizzare in tutte le sue forme. Questo è un paese dell'eccellenza, è un'opportunità anche di valorizzare un palazzo storico veramente meraviglioso, e le istituzioni sono presenti per prendere atto della qualità dei lavori che vengono svolti. Giulio Ambrogio è il sindaco del comune di Savigliano, una città vivissima la vostra. Ma diciamo che noi siamo fortemente impegnati per rendere la città sempre più bella, sempre più accogliente, sempre più vivibile e sempre più attrattiva, perché il nostro scopo è quello di attirare molte persone anche dai comuni limitrofi e dalle città. Quindi il fatto che oggi ci siano tanti torinesi è una cosa che ci riempie di gioia. Savigliano, grazie ai suoi palazzi storici, grazie al museo, alla gipsoteca e a tantissimi altri eventi che ci sono sul territorio, è veramente una città ricca, che anzi d'estate forse dà ancora il meglio di sé, con tanti eventi sia di divertimento sia culturali, come ad esempio la notte al museo, che si terrà anche il 20 luglio, dove il nostro museo civico prenderà vita attraverso tanti eventi culturali, di musica, di mostre d'arte, quindi tantissime cose da visitare a Savigliano.